Quello che vedete alle mie spalle è il padiglione 9, il padiglione della Toscana qui alla 52esima edizione del Vinitaly a Verona. Sarà sicuramente uno dei padiglioni più visitati, perché comunque la Toscana è una delle regioni più importanti a livello di produzione del vino. Infatti delle oltre 4.000 aziende presenti qui al Vinitaly, 707 sono toscane e addirittura 312 di queste 707 sono di Siena, quindi il nostro territorio si conferma come uno dei più importanti a livello di produzione vitivinicola. Il Vinitaly non è solamente vino, è anche esperienze sensoriali, esperienze gustative. Ci saranno degustazioni di pecorino, di grappe e di tanti altri prodotti che sono importanti per il nostro territorio. Vinitaly non ci sono solo aziende che producono vino, ma ci sono anche tutte altre imprese che lavorano in tutto, diciamo, l'indotto del mondo del vino, fra cui c'è anche la ditta Busini, la storica ditta Busini di Colle Valdezza, che qui è presente al Vinitaly con uno stand del suo portale Accessori da Vino. Esatto. Accessori da Vino nasce da un'idea 7 anni fa. Nel senso, l'azienda Busini è un'azienda che è nel mondo promozionale e pubblicitario da oltre 60 anni e nel corso degli anni si sono avvicinate a noi anche svariate cantine, principalmente della Toscana. E 7 anni fa abbiamo deciso di fare una visita un pochino più professionale a Vinitaly invece di venire a assaggiare i vari vini e capire se c'era lo spazio per noi per creare un qualcosa che potesse dare un servizio diverso. Ci siamo resi conto che con i macchinari che avevamo in azienda e con le conoscenze, l'accessibilità ai prodotti, potevamo dare un servizio a 360 gradi fornendo tutte le categorie di gadget, diciamo così, personalizzate alle cantine che sempre più negli ultimi anni tendevano a avvicinarsi al merchandising. E quindi selezionando dal nostro catalogo di oltre 3.000 referenze abbiamo individuato circa inizialmente 150-200 articoli legati esclusivamente al mondo del vino, quindi le cantine, enoteche e ristoranti. Abbiamo creato una divisione accessoridavino.com con un proprio sito internet, un catalogo che esce ogni anno e che ogni anno noi presentiamo a Vinitaly e arricchiamo con sempre dalle 20 alle 30 novità. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto un ulteriore passaggio in avanti perché ci siamo resi conto che il portachiavi, l'oggetto, il gadget puro era limitativo. Le cantine avevano sempre più bisogno di strumenti di lavoro con il proprio logo da poter regalare, ma che avessero una certa durata, una certa qualità e che in questo modo potessero rimanere più a lungo nelle mani dell'utilizzatore e ricordando sempre di più quindi il proprio nome. E allora da lì abbiamo individuato oggetti di produzione italiana possibilmente e anche oggetti di produzione europea che noi riusciamo a commercializzare anche con piccole quantità, proprio perché avendo i macchinari interni per la personalizzazione diamo ai nostri clienti un servizio migliore. Quanto è importante avere un portale proprio per commercializzare i propri prodotti? È importantissimo perché in realtà le cantine hanno bisogno di una selezione degli articoli, altrimenti nel mondo del merchandising si perderebbero perché sono talmente
talmente tanti gli oggetti che non riuscirebbero a individuare quello che realmente è il prodotto di loro interesse. Avere un portale che su internet, nelle ricerche di Google, è sempre presente nelle prime posizioni fa sì che innanzitutto la cantina ci trovi e entri dentro il nostro portale e trovi esclusivamente articoli legati al proprio mondo. Siamo con Jacopo Micheletti, che è uno dei responsabili del portale Accessori da Vino. Ecco, ci potresti illustrare un po' dei vostri gadget, quello che proponete al pubblico? Certo, noi abbiamo una serie di prodotti che spaziano da diverse categorie merceologiche che personalizziamo interamente con varie tipologie. Partiamo dagli accessori che di solito si usano per il vino, dai tappi per vino fermo agli stopper per vino frizzante, dove possiamo applicare appunto una personalizzazione integrale anche in determinati modelli, per poi passare anche a tutta la selezione che abbiamo sui cavatappi, dai più economici fino anche a una selezione di prodotti made in Italy che sono realizzati interamente in Italia, quindi di qualità superiore e che hanno anch'essi un tipo di personalizzazione molto importante e che rende appunto l'oggetto che il cliente va a regalare un valore percepito più alto rispetto al classico cavatappi che si trova normalmente in commercio. Qui accanto a noi abbiamo anche un oggetto molto particolare, ci potresti spiegare che cos'è? Certamente, questa è una glassette particolare che permette appunto di, con il ghiaccio che viene inserito qui, di refrigerare appunto lo spumante o il vino frizzante, e in più intanto ha una luce interna per gli ambienti con luce bassa, ma è uno speaker Bluetooth che appunto trasmette via Bluetooth tutta la musica, o comunque ha una cassa che sta sotto e è uno speaker a tutti gli effetti di alta qualità. L'abbigliamento è uno tra i nostri cavalli di battaglia. La selezione più ampia che abbiamo è di camicie e grembiuli, che per il vino sono gli accessori diciamo che servono di più. Inoltre, oltre a questi, ci sono anche le polo, le magliette e i cappellini, che si possono personalizzare sia con il ricamo, che è la tecnica che in questo caso per le cantine ci chiedono di più, e anche con altre tecniche come la serigrafia e la stampa termoadesiva. Inoltre si possono personalizzare anche appositamente le varie tipologie di abbigliamento, ad esempio creare di sana pianta per una determinata quantità un polo con i colori sociali della cantina o del cliente. Per quanto riguarda l'oggettistica che abbiamo, ci terrei a presentare due prodotti che per noi sono molto importanti. Una è la chiavetta USB a forma di sughero o a forma di botte, che appunto è inerente al tema del vino, e un power bank a forma di bottiglia che può essere personalizzato con i colori della cantina o addirittura mettendoci l'etichetta della bottiglia o del vino che si vuole promuovere. O inoltre anche altri oggetti importanti possono essere le cassette di legno che si incidono al laser, anche quelle possono essere personalizzate, anche una diversa dall'altra, con un nome o con una dedica o con un evento particolare. E poi spaziamo anche con il resto, che è oggettistica pura, dalle penne ai portachiavi o ad esempio le tracolline portabicchiere, che vanno tanto negli eventi, anche nelle sagre, nelle feste o negli eventi in cantina, perché si personalizzano
molto bene, con una personalizzazione ampia, e anche quelle si possono realizzare in TNT, in cotone, con i colori del cliente o dell'etichetta o del vino che si vuole promuovere.